Eccomi, buongiorno. Allora, mi aveva chiesto chi? Miriam, credo, se potevo farle vedere come facevo i capelli, che come vi dico sempre, in realtà è una cosa estremamente semplice. I capelli, sì, ecco, i capelli, non i miei, quelli delle bamboline. Sono veramente, è proprio molto semplice, però mi fa piacere farvi vedere un paio come li faccio, un paio di modi e basta. Quindi direi che vi, come al solito, io vi ribalto. Ok, allora per fare i capelli solitamente si parte dal dietro in basso e si va a salire. Questo perché? Perché almeno man mano che noi mettiamo, diciamo così, le ciocche. Andiamo tra virgolette a coprire eventuali giunture e quant'altro. Quindi io cosa faccio? Io lavoro, ci sono tanti modi, possiamo o lavorare per ciocche in questo modo. Quindi prendo, taglio, vedete che ho tagliato di sbieco, poi con un pennello in silicone o a punta normale oppure a coltello, come questo, vado a disegnare i capelli così, in questo modo. E come vi dicevo, partendo da dietro, li vado a posizionare dove, scusate, dove ritengo. Dopodiché, sempre con il pennello in silicone, riprendo i capelli che ho fatto precedentemente, le linee che ho fatto precedentemente, e vado ad, scusate, ero salita troppo, in questo modo. Ok? Così. Se poi volete dare del movimento ai capelli, ovviamente potete farlo senza problemi. E così andiamo avanti. Come dicevo, è veramente molto molto semplice, ok? Quindi così, sempre ci sono, ecco qua, così. E ugualmente lo andiamo a posizionare così. Poi, sempre con il esattamente come abbiamo fatto prima, ci muoviamo. Io mi muovo sempre dal basso verso l'alto per non andare a schiacciare troppo sul, diciamo così, ehi, cos'è sto pelo che non si leva? Sul collo, soprattutto in questo momento in cui il collo è ancora assolutamente fresco, perché sia il collo che la testa sono freschi, li abbiamo appena fatti, altrimenti tra un po' io me la ritrovo completamente senza collo, ok? Andiamo sempre, ecco, prima vi ho detto che vado cioè dal basso verso l'alto, nei limiti, nel senso, se dovete fare. Adesso viene la parte, diciamo, in avanti, la parte anteriore, e facciamo dei ciuffi, ovviamente più piccoli. Quindi ci muoviamo come abbiamo fatto finora, quindi così, così, ok, e cominciamo a metterle, perché è una signorina, la frangia se l'ha, altrimenti cominciate comunque a dare del movimento. Ok. Come preferite voi. Così. Così. Io gliene voglio mettere ancora un
quindi questo lo voglio un po' grassottello, lo voglio un pochino più, ok, così e così. Ora ve la giro e ve lo faccio vedere. E questo, ora non so se riuscite a vederlo perché ovviamente è nero e quindi diventa forse più difficile riuscire a vedere i tratti, va bene? Però alla fine è così che io faccio quando metto i capelli. Poi ovviamente dietro, ad esempio a me, ecco, ho tirato un punto, questo pezzo qua non piace, quindi non faccio altro che fare un ciuffo un pochino più sottile, così, e vado ad aggiungerlo dove a mio avviso manca, riempiendo praticamente, se mi sembra di avere dei punti vuoti, non faccio altro che in questo modo riempire il punto vuoto, va bene? E questo è un metodo che può andare bene per tutto alla fine. Per quel che riguarda invece la pasta di zucchero, ve l'ho fatto vedere prima, ok? Abbiamo fatto semplicemente le varie ciocche e le abbiamo applicate. Vi ricordo che la direzione ideale è sì, è pelo, perché stavo parlando di capelli e quindi insomma sono andata un po' in tilt, il pelo, il peso, il capello, ma sì, ma mettiamoceli tutti. Si parte da dietro in basso, si va verso l'alto e verso il davanti. L'ultimo punto, l'ultimo pezzo che va fatto è praticamente il cerchietto tra le orecchie e sopra la fronte, ok? Perché questo mi serve, diciamo, innanzitutto, perché anche nella realtà questi sono i primi che vedete, ok? Se io partissi da qui, tutti gli altri gli sarebbero sopra e non sarebbe un effetto naturale, ok? Detto questo, se avete domande, qualunque domanda o necessità mi scrivete info@bmagenta.it, shop@bmagenta.it, WhatsApp 345 8241 435, oppure messaggio privato qui su Facebook. Io sono a vostra disposizione. Ciao, grazie mille, buona serata, buon weekend. Baci baci, ciao!